Allora, adesso per terminare vi leggerò, vediamo ecco l'ultimo, uno degli ultimi simboli, diciamo, carini, che magari un poco noto, diciamo così, che è il simbolo della lingua. Adesso vedremo, vi farò vedere anche perché ho deciso di trattarlo. Anche se a dire la verità, poi su questo libro c'è anche in realtà il discorso della croce, cioè il simbolismo della croce, però è bello lungo, cioè tipo sono più di 2 pagine di commento, magari lo vedremo in un'altra serata. Intanto vi leggo il simbolismo della lingua, così poi capirete un po' perché l'ho voluto trattare. Allora, la lingua simboleggia la voce della divinità, manifestazione di una voce potente, il predicare è anche un simbolismo fallico associato al serpente. Nell'arte orientale, lingue carnose sono spesso attributi di demoni, nel cristianesimo medievale Satana frequentemente una grossa lingua sporgente. E non a caso, adesso vedremo il perché. In Oriente, tirare fuori la lingua simboleggia il contrasto luce-oscurità. Ha anche un significato apotropaico e può essere una forma di saluto. Nelle rappresentazioni di animali, la lingua sporgente ha, secondo talune interpretazioni, il significato di implorare la pioggia dal cielo, determinante per la vita e la fertilità. Poi, nel contesto buddista, il Buddha aveva una lunga lingua che recitava i sutra e disseminava la conoscenza ad essi correlata. Nel contesto cinese, in Cina, la lingua era associata al corno, ramificato come potere sovrannaturale. Nel contesto cristiano, la lingua di un angelo è chiamata metaforicamente il potere dell'angelo. Questa è una frase di San Tommaso d'Aquino. Nel contesto egiziano, la lingua sporgente appare nel dio Bes. Nel contesto greco, nell'arte greca, fu dapprima un attributo divino e successivamente un'arma spaventosa della Gorgone. Vi ricordate che avevo fatto quelle videoletture su Medusa, sulla Gorgone? Avevamo visto che molto probabilmente Medusa era una dea, poi ovviamente denigrata nel contesto patriarcale greco. Però molto probabilmente era addirittura derivata da Kali, e adesso lo vedremo meglio. Poi, nel contesto indù, la lingua di Agni, la sua voce di sacerdote, raggiunge il cielo. Kali è generalmente raffigurata con la lingua sporgente. Nel contesto sumerico, i mostri babilonesi spesso hanno lingue sporgenti. Guardate questa rappresentazione di Kali, come vedete, ha la lingua di fuori, la lingua sporgente. Addirittura poi, nell'interpretazione specialmente moderna, ecco, wiccadianica, diciamo così, della figura di Kali, addirittura la lingua, di Kali rappresenta il clitoride, ha una valenza clitoridea più che non fallica. Proprio perché in realtà la bocca, femminile rimanda comunque a un discorso di vagina, quindi, far sporgere la lingua sta a significare proprio un discorso di clitoride, per dire. E poi di fatto nell'interpretazione wiccadianica moderna, comunque Kali è associata alla sessualità femminile, una sessualità femminile libera dai condizionamenti patriarcali. Quindi vedete, questa è una delle immagini più antiche, ecco, delle raffigurazioni più antiche di Kali. E se la confrontate con un'immagine della Gorgone a livello proprio di incisione in greca, sono molto simili. Sono molto simili perché non solo anche la Gorgone comunque ha questa espressione con questa lingua di fuori, che ricorda molto, ecco, ricorda molto questa immagine di Kali, ma addirittura questa immagine di Kali qui è tutta circondata da una serie quasi di serpentelli, cioè di lineette, ecco, che rimandano quasi a un discorso di capelli a serpente. Vediamo se riesco qua. Qui. Come vedete, ha una specie di aureola, come se fossero tutti dei capelli in piedi, di lineette che potrebbero benissimo ricordare dei serpentelli, eh? Tanto per dire che potrebbe comunque ricordare molto questo discorso della Gorgone, che ovviamente la Gorgone era rappresentata con i capelli a serpente, quindi ribadisco, non è un caso che comunque ci siano queste similitudini, queste rassomiglianze tra Kali e la Gorgone, soprattutto la primigenia Gorgone, che anche la stessa Gorgone sia stata comunque nella mitologia greca, ecco, sia stato comunque un personaggio che alla fine faceva una brutta fine, ecco, che veniva comunque demonizzata, ma non è un caso perché comunque anche l'ambiente greco era patriarcale. Noi sappiamo che c'è stata una transizione, ecco, tra Grecia matriarcale e tra Grecia patriarcale, quindi un po' tutte le idee che comunque nella primigenia Grecia matriarcale avevano un discorso, ad esempio, di potere, nella transizione, ecco, con il discorso dei miti patriarcali, ovviamente sono state denigrate, sono state ridimensionate. Quindi non è un caso, nel senso potrebbe benissimo essere che effettivamente i greci avessero importato la dea Kali, ovviamente da un discorso di India, comunque di zone orientali, e avessero in un certo senso poi, magari gli avessero aggiunto comunque qualche altro attributo, comunque
si fossero ispirate ad ogni modo a questa antica rappresentazione di Kali, ecco, di simbolismo di Kali, che è una dea che ovviamente è millenaria, è antichissima. E poi ovviamente con l'arrivo del patriarcato greco, come sappiamo, ecco, si è praticamente demonizzata Medusa, che in realtà non era nient'altro che la versione, diciamo, greca della Kali induista. E comunque, tra l'altro, non sarebbe neanche, ecco, si potrebbe addirittura anche fare il contrario, non sarebbe neanche da escludere per dire che agli inizi, per dire che Kali fosse comunque immaginata con un discorso di capelli a serpente. Anche se adesso ovviamente viene rappresentata con i capelli sciolti, capelli normali sciolti che coprono in parte la sua nudità. Capelli molto lunghi, perché in certe rappresentazioni di Kali lei ha i capelli molto gonfi che praticamente arrivano quasi fino a terra, quasi fino ai piedi. Non sarebbe da escludere che magari agli inizi essa venisse addirittura rappresentata con i capelli a forma di serpente. Si potrebbe benissimo ipotizzarlo, eh. Niente, direi. Allora, per stasera mi sembra di aver detto abbastanza cose. Questo argomento, però, visto che adesso ho visto che interessa, vi leggerò comunque altri simboli. Anzi, se addirittura se avete qualche richiesta particolare, del tipo vorreste sapere qualcosa in particolare, qualche simbolo in particolare di un qualcosa in particolare, lasciatemelo sotto nei commenti che ve lo leggo volentieri. Mi dite che cosa ricercate a livello di simbolismo, così vi faccio la videolettura. Tanto, come ho detto, a me non costa veramente niente farvi delle videoletture anche su richiesta. Tra l'altro, poi, come ho detto, in realtà l'argomento lo riprenderò anche nelle prossime sere, vedremo qualche altro simbolismo. Vedremo anche il simbolismo della croce, comunque, che, come ho detto, è bello corposo, però almeno facciamo un po' di informazione giusta, nel senso che così vedrete, ecco, che la croce non è affatto un simbolo cristiano. Anzi, è un simbolo politeista. Poi ovviamente loro l'hanno usato per i fatti loro, però agli inizi era un simbolo politeista e come tale andrebbe ovviamente trattato. Niente, allora, questa sera concludo qui. Ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero che vi siano piaciuti. Aspetto i vostri commenti. Se c'è qualcosa che vorreste approfondire, fatemelo sapere, che ve lo leggo volentieri. E ringrazio anche le persone che si sono iscritte al canale.